Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Honor Red. Come vedete oggi siamo con il fantastico gioco Europa Universalis 4 e con Malakka. A breve uscirà un DLC nuovo, quindi può essere faremo un'altra serie appunto su Europa Universalis per provare il nuovo DLC e le nuove cose interessanti che sono state aggiunte. Non ci perdiamo troppo con questo discorso. Continuiamo la nostra partita qui. Se vi ricordavate, eravamo in guerra anche contro questa nazione perché abbiamo vassallizzato il nostro compare e non siamo per niente messi male. Abbiamo quattro vassalli, ragazzi, tra cui uno adesso a breve verrà annesso e siamo diventati una buona nazione. Il problema è che ovviamente siamo a corto di manpower. Noi le idee abbiamo sbloccato espansionismo proprio perché si adatta più al nostro gameplay attuale. Ci servirà sicuramente anche quantità come idea. Se no, le truppe non le vedremo mai. E niente, intanto partiamo con la prima battaglia. Dobbiamo eliminare queste truppe nemiche. Olè. Siamo tranquilli adesso. Anche lui si trova in guerra contro questo nostro nemico. La cosa più sensata adesso è fare una cosa: occupare un attimo tutte le province. Così non fa altre truppe. Siamo senza manpower, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Il problema è che anche i nostri vassalli non hanno letteralmente truppe, proprio zero. Abbiamo un vassallo con due truppe. Ormai siamo lì, siamo sul discorso è che siamo un po' messi così così. Boh, intanto noi espandiamoci. Facciamo il nostro. Finito il nostro, noi punteremo a conquistare il resto dell'isola. Comunque con lui abbiamo ancora la tregua. Quanto tempo ancora abbiamo di tregua? Non possiamo andare lì, vero? Cacchio. L'unica cosa che possiamo fare però è bloccare il castello che creano altre truppe. Poi dobbiamo invadere lui. Assolutamente, dobbiamo conquistare questa provincia. Stiamo facendo un po' di colonie, quindi spendiamo tanto per le colonie adesso. Che stiamo colonizzando quest'isoletta qui. Questa bellissima isoletta appunto qui. Cosa stavamo colonizzando? Oddio. Cos'è che stavamo colonizzando? Ah, giusto, questo territorio. Mi ero dimenticato di questo particolare. Beh, intanto comunque ripeto, siamo veramente a corto di manpower, ragazzi. Veramente, veramente a corto. Siamo un po' in una situazione non facile. Però comunque guadagniamo tanti soldi, quindi non è un problema. Se abbiamo bisogno, abbiamo i mercenari. Non abbiamo nessun problema. Ci vuole far attaccare Ayutthaya al computer. Vedo subito i complotti nei nostri confronti. Questo qua potremmo darlo. No, 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 no. Eh sì, anche. Qualcos'altro? Un pugno nelle palle. No, 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 fanno prima di noi. Siamo a 4. Niente, cazzo. Mo ci mangia mezza colonia. Infatti, porca troia. Vabbè, ormai andiamo un attimo a chiudere sta guerra, dai. Sennò qua non abbiamo più risorse, non possiamo fare altre guerre. Dobbiamo dare le province al nostro vassallo, ovviamente. Siamo a cortissimo di truppe. Tanto, tanto corto. E cioè, questo è scoppiata la rivolta. Ci ha messo meno tempo di noi a conquistare il castello. Adoro Europa Universalis 4. Che voi non avete idea. Spero che non perdiamo troppo manpower qui, che sennò la situazione non è per niente buona. Sto perdendo troppe truppe a causa dell'assedio. Se no dobbiamo tirare una pace conveniente per evitare. Il problema è che. Perché poi non ce l'hai dalla prima. Vabbè, abbiamo 50 mesi. Oh, comunque è assurdo questa cosa. Rimane sempre la cosa che mi dà più fastidio di questo gioco. Che a me gli assedi durano il triplo. Ok, sì, ok, non ho fatto buy spy network. Tutto il bene del mondo.
Però la rivolta di certo non ti fa by Spy Network. Vogliamo ricordarci anche di questo, eh. Guarda, ma non conquistiamo la regione. Oh, mamma mia. Dai, non mi dire che la guerra devo fare pace bianca per questo motivo. No, cioè, io non ci credo, ragazzi. Dai, è veramente vergognoso questa cosa, dai. Vaffanculo, eh. No, scherziamo. Questa roba è inguardabile. È inguardabile. Hai i suoi anni Europa, eh. No, lo ammetto anche io, però. Però, ragazzi. Non so, vuoi darmi altri malus? Nel dubbio. Allora, a noi ci conviene fare questo. Lo so, potevamo conservare i punti peraltro, però. Però, ragazzi, però. Così abbiamo tre mercanti e guadagniamo più soldi. Allora, noi attualmente tiriamo dal mercato di qua. Da Canton, Malacca, dove facciamo collect, tiriamo anche da qui, dal Siam, quindi Malacca, Siam, Canton. E dove che possiamo tirare? Problema è che in nessuno di questi mercati noi abbiamo effettivamente un guadagno. Però questo potrebbe essere il mercato che ci potrebbe interessare. Perché, visto che va anche verso Siam, cioè no, verso Malacca. Già, vabbè, Siam che va verso Malacca non è che sarebbe proprio male. Infatti, Burna, qualcosina lo guadagniamo. Chi è questo? Eh sì, ecco, ormai sei annesso. Per noi non ha senso questo matrimonio. Questo ovviamente ci odia, andiamo a migliorare le relazioni. E il problema è la rivolta che adesso non possiamo attaccare, dobbiamo aspettare che recuperiamo un po' di truppe. Io metterei un po' a massimo, tanto non possiamo fare nulla. Siamo tranquilli così. Dobbiamo aspettare un po' di recupero. Quanto tempo abbiamo? Beh, a voglia abbiamo tanto. Ok, perfetto ragazzi. Abbiamo conquistato nuove regioni. Quindi adesso guadagniamo ancora più, no, meno soldi. E niente, poi allora con lui abbiamo la tregua. Con lui invece come siamo? Con la tregua. Non abbiamo più la tregua. Ok, lui è alleato con Varus, che è quella nazione lì. Adesso ovviamente non facciamo guerra, ragazzi, assolutamente, perché sarebbe un alto rischio attualmente. Non avrebbe senso. Perdiamo solo. Rischiamo di andare veramente in rovina. Il problema è che questa è anche una foresta, quindi dobbiamo avere più truppe per. Vabbè, un po' drastica come cosa, ma per risolvere questo problema ci abbiamo un metodo. E dobbiamo per forza farlo, ragazzi. Non c'è né se né ma. Servono mercenari. Dobbiamo un po' risolvere questa questione perché sennò va a finire molto male. Allora, qua possiamo potenziare il mercato e possiamo potenziare quello di. Noi potenziamo questo. Ora perdiamo un po' di soldi. Vabbè, ci sta. Abbiamo i mercenari. Magari un po' più veloce, ragazzi. Recupereremo un power. Morale. Aumentiamo la velocità. Facciamo ingaggiare prima i mercenari. Facciamo ingaggiare prima i mercenari nella battaglia, come dicevo. Mettiamo il sovrano come leader. Andiamo e andiamo. Olà. I mercenari li portiamo sul forte. Facciamo fare l'assedio alle nostre. Allora, però aspetta, le rivolte come va? Aspetta, mandiamo le truppe qui. Cioè, ho dovuto spendere soldi per fare i mercenari. È un po' meme come cosa, però che devo fare? No, non esageriamo.
Poi dobbiamo vedere come portarci l'istituzione qui. L'unica cosa è appunto spammare, tanto comunque non è che possiamo aumentarla. Qua dobbiamo usare le nostre truppe. E voilà. No, non ci credo. No, vabbè, ragazzi, però che sfiga è, veramente. Che sfiga, sono stato lì tutto il tempo. Dai, ma stiamo scherzando, voglio. Tutto il bene del mondo. E chi cazzo è questo? Ma va. Che me ne faccio della tua alleanza debole? Boh, intanto adesso comunque guerre non possiamo farne. Oppure effettivamente potremmo. Mettiamo le tasse di guerra. E usiamo i mercenari per conquistare questo. Che non sarebbe per niente male come idea. Ma abbiamo trovato la soluzione per la guerra. Tanto è alleato con Varus. 10.000 truppe. Varus ne ha 4.000. Abbiamo i nostri vassalli che non hanno truppe. Però ci danno un sacco di soldi. Non è una brutta idea, non è una brutta idea usare i mercenari per la guerra. Tanto con le tasse di guerra sicuramente non è un problema. Allora, a livello militare noi siamo quelli più alti, a breve sblocchiamo quel punto, però il problema è che dobbiamo portare l'istituzione da noi. E noi stiamo potenziando quale provincia questa, che era quella che ci costava di meno. Ma il problema è che... Secondo me prendere la Tech 7 tutte e due non sarebbe male per ora. Ci darebbe un buon vantaggio. Vediamo, poi ci pensiamo. Per ora è inutile spendere punti a random. Abbiamo una flotta comunque anche più forte. Letteralmente abbiamo... Sì, 29 navi. Siamo messi male. Mo per togliere questa conquista del Castel perdiamo un altro mese. Mamma mia. Oh Gesù mio. Mamma mia, questa cosa di... Ti giuro, Crusader King è da invidiare. Meno quelli di Crusader King hanno un senso logico. Questi, mamma mia. Dai, andiamo. No, non mi interessa picchiarli per ora. Ok, abbiamo le nostre truppe a casa. Abbiamo i mercenari, li usiamo per la guerra. Con le tasse di guerra perdiamo meno soldi. Ma aspettavo di più, perdere meno soldi, ma va bene così. Andiamo queste truppe avanti e queste conquistiamo le province. Con i mercenari possiamo fare tante cose. Basta che non scoppia rivolta qua i, di nuovo i Bunga Bunga. Ma noi stiamo colonizzando quanti territori? Spese coloniali. Due. Ok. Una qui e una qui. Non abbiamo espanso altri territori, no. A parte perché voglio conquistare anche quest'isola e quest'isola. Intanto ci prendiamo tutte le mini isole intorno. E poi andiamo dove dobbiamo andare. I nostri vassalli hanno solo flotte. Praticamente. Ah, mamma mia. Di nuovo, pazienza, non posso stare lì adesso. La guerra è più importante, l'espansionismo di Malacca è molto fondamentale, ragazzi. Ah, anzi, no, è inutile, non arriveremo manco tra 10 anni. Un po' la situazione è complessa, che comunque senza manpower ti ritrovi a non poter fare quasi nulla. Però vabbè. Amen, l'importante è che per ora espansiamo. Stiamo facendo già qua, la colonia è quasi completa. Finita questa, ok, questa poi ci ripensiamo un attimo. Peccato, non so quante truppe ha lui, quante truppe ha suo amichetto, a fine che mando le truppe via e divento... Oh. Ragazzi, meglio questa. Adesso abbiamo bisogno di soldi.
Non ci prendiamo molto, alla fine, perché non posso manco espandermi tanto. Però più che altro prendermi le province della regione, non è che sarebbe male. Belli questi eventi, mi fa piacere. Olà, vedi? E almeno abbiamo sbloccato i cannonazzi. Finalmente abbiamo già i cannoni. Siamo quella più tech in quest'area, giusto? Militarmente, eh sì. Abbiamo una buona tecnologia militare, ecco, non mi veniva il termine. Fortunatamente abbiamo tutti i buoni eredi, re, eccetera. Vedi, abbiamo potenziato anche questo. E adesso, effettivamente, dopo questo potremmo provare. Arriviamo questo almeno a 6. Così siamo a posto con il discorso. Oh, ha finito la colonia, che bello. Andiamo qui. Andiamo a colonizzare quell'altra area. Sta perdendo comunque tanti soldi, eh. Comunque è strano che i miei vassalli, secondo me sono pieni di debiti i miei vassalli per non avere troppe. Ah, guadagnano proprio niente. Ecco perché. Allora, dai, voglio un po' di province, dai, facciamo così. Non rompo manco troppo le scatole, dai. Allora, andiamo a mettere le truppe su quella provincia, così non attaccano più i cosi, e facciamo partire. E dobbiamo dominare un po' il mondo, qui vedo. Allora, qualcuno mi aveva detto di non lasciare i pirati a fare quello che vogliono, quindi noi effettivamente ascoltiamo le persone, andiamo a fare la cosa giusta, che è quella di effettivamente eliminare assolutamente, eliminare assolutamente. Mi sa che questa è l'area, ok, che intende. Beh sì, dobbiamo per forza farlo, se non si elimina la devastazione, bene, non si eliminano altri malus. Una provincia di 3 development, ragazzi, mamma mia, abbiamo 3 development in più grazie a quel territorio. Allora, sicuramente dobbiamo espanderci più rapidamente possibile. Intanto io farei il recall qui e lo manderei qui. Perché questo territorio mi fa perdere, diciamo, troppo tempo a stare lì a guardare. Siamo un po' in morale delle truppe, così cerchiamo di guadagnare un po' di soldi. Abbiamo un po' di costi. Adesso i costi sono aumentati della nostra zona, a parte perché anche i vassalli non ci danno più gli stessi soldi di prima, penso che sia finita per la questione missione. Però noi attualmente, grazie alla missione, abbiamo di eliminare totalmente lui. Quindi magari quando lo riattacchiamo, vassallizziamo lui, questo lo annettiamo e poi vassallizziamo anche lui. Così questi due vassallizziamo, questo lo conquisto e intanto poi inizia ad annettere i nostri vassalli in generale. Credo che sia il momento di annettere questi, perché sono quelli più piccoli. E mi servirebbe il forte di questo, me lo vorrei, diciamo, tenere stretto stretto. È l'area, diciamo, che mi interessa di più, perché comunque quel forte è fondamentale. Poi, vabbè, non è che danno molto. Più che altro li ho vassalizzati per le navi, così non devo comprare navi costantemente. Quello disciplina lì era buono, ma soldi non ne abbiamo. Proprio metterci una spesa del genere. Attualmente siamo diventati poverelli anche noi. Abbiamo conquistato tanto. Aspetta, fammi fare prima questo. Ti pareva? Grazie mille. Ti pareva che andava così? Allora, se dichiaro guerra a lui, è alleato con Varus. E beh, effettivamente potremmo vassalizzare Varus direttamente adesso. Appena arriviamo a 100, 190 con lui, che iniziamo già a fare il nostro passo di annessione. Ok. Non ci interessa più migliorare le relazioni con lui. Quanto abbiamo di vabbè, un po' schifoso. Allora, intanto facciamo, dobbiamo aumentare i punti ancora di più. Pum, insultiamo lui. Abbiamo ben insultato, come giusto che sia. Vediamo.
Questo della centralizzazione e autonomia non è male. Questo ha belle promozioni lì. Possible advisor uno in più. Questo disable call diet. Oh cazzo. Allora, diplomatic relation, vassal contribution. Oddio, questo non sarebbe male con noi, però secondo me i migliori sono. Secondo me questo non ci serve di più. Couture conversion. Secondo me è meglio questo. Siamo una nazione che vassalizza tanto, quindi ci conviene quella. Ci conviene assolutamente quella. Ci conviene. A parte adesso guadagniamo di più. Abbiamo tolto un po' di malus in generale. Niente, dobbiamo poi potenziare la città per l'istituzione. Ma qua ci metteremo una vita. Ci vuole troppo tempo e troppi punti. L'importante è che abbiamo migliorato le relazioni con questo. Guarda, ma non sta succedendo niente. Appena ci spostiamo i nativi. Ubunga bunga. Probabilmente. Ma è solo un punto di vista. Ah, vabbè, lì sti cazzi. Stavo già flammando. Stavo dicendo, guarda, vedete, è uscito, vedete, è uscito. E invece alla fine non è successo così. Questa secondo me. Vuoi farmi andare lì? Porca troia, pensavo fosse un'area qua vicino. Ho detto, vabbè, dai, la facciamo che ci dà dei bei bonus. Però effettivamente ci converrebbe farla. Ci dobbiamo pensare bene. Ah, abbiamo quasi recuperato tutte le truppe. Possiamo aumentare al massimo il morale. Così facciamo anche allenare in questo caso, ragazzi. Ci servono truppe ben allenate per le prossime battaglie che arrivano. Movimento di gambe, come vedete, aiuta. Ah, siamo messi veramente, veramente, veramente bene. Stiamo crescendo tanto. Non abbiamo manpower. Aiutaia potrebbe essere pericolosa rispetto a noi. Noi non possiamo fare tutto quel manpower come lo fa lui. E adesso è il momento di potenziare la provincia per l'istituzione. Però io non so se mettermi l'editto. Che sì, il 10%. Però il 200%. Vabbè, sì, dai. Ci serve per forza. Dobbiamo risparmiare. Dobbiamo risparmiare i punti. E poi non risparmio un cazzo, però vabbè. È il momento di strapotenziare questa città. Istituzione 21%, 22. Non male, ragazzi. Io metterei a 4 visto che dobbiamo stare fermi per un po'. Dobbiamo potenziare la provincia. Potenziare la. Noi vediamo un attimo l'istituzione. Rinascimento, colonialismo. Tanto i punti non possiamo usarli, quindi a questo punto, a parte potenziamo una provincia e diventiamo ancora più ricchi. Forse ho scelto la provincia sbagliata, magari era meglio altro, forse. Forse. Questo purtroppo è nella giungla, non è che sia molto utile. Produzione e efficienza, buono, non male. Quelli amministrativi non vorrei spenderli perché effettivamente possiamo provare ad aumentare la tech a 6 qui. E a parte ci servono poi per le conquiste, quindi non ci conviene proprio usarli per questo. Ma questo mi piace di più. Mamrukar, ma abbiamo dei generali fortissimi qui, eh. Mi sa proprio che dobbiamo cambiare generale. Bella questa. Ci è uscito un evento spettacolare, ragazzi. Ora le colonie crescono a una rapidità. Solo quella provincia, però. Vabbè, meglio di niente. Ok, abbiamo morale bello alto. Abbiamo un bel morale. Per ora è inutile cambiare le religioni e la fede. Che se i vassalli avessero le truppe, mannaggia loro. Io comunque
Avrei fatto subito la guerra, però vabbè dai. Aspettiamo, a sto punto aspettiamo ragazzi, è inutile, sono 5-10 minuti di attesa. Ci permetterà di fare di meglio. Vi odio con questi eventi, soprattutto se riguardano gli estate. Vabbè, lo dici pure. Serve miticismo. Più miticismo abbiamo, più morale abbiamo, ragazzi. Più le nostre truppe sono forti. Niente, hanno deciso di voler ribellarsi nei nostri confronti senza rispetto. Visto che siete senza rispetto, vi levo anche l'autonomia. Senza rispetto, veramente. Abbiamo la corruzione alta. Ma che cazzo dice questo? Vabbè, comunque sì, a voglia. Prendiamo un sacco. Dobbiamo eliminare l'autonomia, ragazzi. È fondamentale eliminarla. Andiamo a uccidere i rivoltosi. Tecnicamente qua non dovremmo avere problemi di autonomia. Guadagnavamo poco per quello, ecco anche. Non ci avevo, mi ero proprio dimenticato di togliere l'autonomia in quest'area. Andiamo a uccidere i rivoltosi che non vogliono pagare le tasse. Classici, classici, classiche persone, ragazzi, classiche persone. Oh, facciamo una cosa, così togliamo subito la corruzione. Vai. Non posso. Dobbiamo togliere la corruzione nelle nostre province, ragazzi. Gli uomini corrotti, via. Ecco, infatti, l'abbiamo tolto. Io odio questo gioco. Posso dire che lo odio. Secondo me è offensivo. Cioè l'ho fatto apposta, ma rendete conto? Fino adesso non stava esplodendo. Me ne vado ed esplode la rivolta. 10 calci. Ok, abbiamo un po' riposato. Abbiamo le truppe in forma. Abbiamo un po' di manpower. Penso che a breve possiamo anche fare questo attacco. Così conquistiamo questa provincia totalmente. Io. E vabbè, facciamo così, dai. Per ora sacrifichiamo un po' il mercato. Oh, ora prendiamo bei soldi. Dobbiamo aspettare adesso che una parte dell'autonomia si abbassi da solo. Vabbè, col tempo si abbasserà. Pian piano si abbassa. Nessun problema. Usiamo con cautela, tanto non andiamo di fretta. Ma basta, ti giuro, questi eventi, mamma mia. Ho sempre eventi negativi, mai uno buono, mai. In realtà prima è uscito uno buono sulla stabilità. Possiamo attaccare, possiamo fare questa guerra, finalmente. Appena le nostre truppe arrivano lì. E voilà ragazzi, è arrivato il dominio. Ah, possiamo togliere l'editto qua. Tanto risparmiamo pochissimi punti ormai, non è più come una volta. Non è più come una volta. No, non posso so. Oddio, effettivamente no, aspetta raga, forse è meglio questa. È meglio questo veramente. Le colonie crescono più velocemente. Vedete, guardate come crescono adesso. All'impazzata, ci conveniva, ci conveniva.
Ci conveniva. Istituzione quasi 50%. Oh, i nostri vassalli hanno deciso di fare le truppe finalmente. Qualcuno si sta impegnando. Ma mettiamo a 5, tanto dobbiamo stare fermi. Una parte di questo esercito farebbe una cosa intelligente. Mettiamo 4.000 qui. Queste 5.000 le mandiamo ad assediare il castello principale insieme all'esercito. Ma quanto lo sapevo che esplodevo? Ma quanto lo sapevo? Ormai conosco questo gioco come se fossero i miei calzini. Down, down, declina. Taran, taran. Cadi, castello, cadi. Diventerai parte del nostro regno. Qua produciamo legno tropicale. Qua invece produciamo incenso. E mi sa che anche qua adesso produciamo incenso. Perfetto. I nostri guadagni cresceranno sempre di più. Interessante, l'abbiamo annesso. E abbiamo finalmente una nuova flotta. Navi, distruggete le navi vassalli. Oh, so for peace. E abbiamo un nuovo vassallo, ragazzi. E voilà, nuova provincia conquistata. Nuovo vassallo, parte del nostro impero. Portami tutte le truppe lì, ovviamente. Non devono esplodere altre rivolte nei nostri confronti, eh? Al gioco non piace non rompermi le scatole. Vabbè, questa rivolta l'abbiamo tolta, ragazzi. Allora, per adesso i nostri obiettivi sono stati raggiunti, la maggior parte. Dobbiamo recuperare un po' di truppe morte in battaglia, ma non è assolutamente un problema. Qui possiamo finalmente fare questa roba. Ah, le rivolte combattono tra di loro. Interessante. Interessante. Molto interessante. Mi hanno aiutato a risolvere vari problemi i nostri amichetti. New consort. No. Grazie. Stiamo bene così. Stiamo bene. Ok, forse non stiamo bene più come prima. Non stiamo più bene come prima. Vabbè. È morto il re, è salito al trono 434, che comunque non è male. Abbiamo una buona economia, ci siamo un po' stabilizzati, nulla da dire. Penso che per adesso ci fermiamo qui, ragazzi, con questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio. La situazione si sta mettendo a favore per noi, stiamo colonizzando, stiamo conquistando tutto. Abbiamo quasi completamente conquistato quest'isola. Questi territori li diamo a questo vassallo, questi territori li diamo a quest'altro vassallo e questo poi lo eliminiamo. Dopo questa situazione iniziamo a colonizzare qui, colonizziamo quest'area e conquisteremo tutta l'isola di Brunei, che sarebbe l'isola Borneo.